La panchina rossa che oggi abbiamo collocato anche a Firenze dopo Milano, Torino, Bologna, naturalmente è soltanto un simbolo, anche se forte a cominciare dal suo colore, evocativo di un impegno che deve essere costante su questa tematica, ma anche quello di diffondere la cultura. E quindi la manifestazione Non ballo da sola è la dimostrazione di stare sul terreno della cultura e soprattutto far comprendere la problematica relazionale che è alla base anche di questo brutto fenomeno. Abbiamo voluto posizionare la panchina rossa in Piazza della Libertà perché si tratta di una piazza molto importante e quindi rendere fruibile questa panchina non solo ai colleghi della sede di Firenze ma a tutta la città. Il rispetto è da molti anni uno dei valori fondamentali dell'attività del nostro gruppo, presente nella nostra Carta dei Valori, e naturalmente il rispetto verso le donne è una delle declinazioni più importanti di questo valore. Noi crediamo che valorizzarla appieno non sia soltanto giusto, ma sia anche utile al nostro gruppo per continuare ad essere al vertice ancora per molti anni. Il linguaggio è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per agire poi anche sui nostri comportamenti. Perché le parole feriscono, perché le parole possono creare dei mondi. Le iniziative per il contrasto alla violenza sulle donne sono essenziali e lo sono non soltanto il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Deve diventare un tema centrale non solo nell'agenda politica, ma lo deve essere nella vita quotidiana di ognuno di noi, affinché ci sia una rete fatta di civismo, associazioni e iniziative istituzionali e politiche che portino non soltanto a nuove leggi, ma anche a una educazione che per le nuove generazioni rappresenti quello scatto culturale in avanti necessario ad una comunità, quale è quella di cui tutte e tutti facciamo parte, per essere all'altezza di una vera ed effettiva parità di genere, lontana da discriminazioni che portano poi infine anche a crimini violenti come quelli a cui abbiamo assistito purtroppo anche in questi ultimi giorni. La collaborazione tra Fondazione Libellula e il gruppo Unipol ha origine da diversi anni. Quest'anno è stato realizzato un laboratorio dal titolo Io sono il cambiamento verso l'inclusione, che ha appunto come obiettivo quello di continuare a sensibilizzare gli adolescenti su queste tematiche. Quello che ha portato in questi anni la collaborazione con il gruppo Unipol è sicuramente una condivisione di valori. L'idea di lavorare sul rendere esplicito il pensiero dei ragazzi e delle ragazze per decostruire l'idea di violenza e per portare avanti un'idea di equità di genere. Oggi con grande commozione abbiamo parlato di violenza di genere. È stata un'occasione ricca, ricca di stimoli e soprattutto foriera di consapevolezze. Il tema educativo, educazione al rispetto, oggi quale elemento propedeutico e di base per cominciare a sensibilizzare tutta la popolazione sui temi della violenza e del linguaggio di genere. Proviamo ognuno di noi a essere responsabile e a portare un'azione quotidiana per cercare di fare qualche cosa. Si è svolta con grande successo questa serata dedicata alla creatività femminile. Se vogliamo cambiare una mentalità che purtroppo abbiamo visto che dà dei pessimi risultati, è importante vedere le donne non sempre in una forma passiva, cioè mogli di, sorelle di, figlie di, ma vedere proprio le loro capacità. Ecco, questo può forse cambiare qualche cosa se si smette di pensare alla donna come un possesso di qualcun altro. Thank you.
c'è un piccolo problema, cioè il problema che quando si parla di violenza maschile sulle donne, e lo ripeto, violenza maschile sulle donne è un tipo di violenza molto specifico, con delle dinamiche molto specifiche, con un'origine molto specifica, si arriva sempre al punto in cui si cozza contro la famosa resistenza maschile al mettersi in discussione, perché sono capaci tutti a dire no, io no. Credo che questo tipo di spazi e di momenti siano fondamentali per la crescita non solo degli artisti, ma anche del pubblico, della comunità e dei legami che l'arte crea sempre, ed è una cosa in cui credo fortemente.